Caro, la racchetta, senza nessuna autorizzazione, ha attraccato la Sea-Watch presso il porto di Lampedusa. Tramite un video di pochi secondi ha annunciato che l'avrebbe fatto e poi l'ha fatto sul serio. La capitana è stata immediatamente arrestata dalle forze dell'ordine e portata poi successivamente in questura. E hanno fatto scendere l'intero equipaggio, tra cui anche alcuni parlamentari del PD. Accusata di resistenza o violenza nei confronti di una nave da guerra. A detta di Salvini, a quanto pare, sembrerebbe che nell'intento di far attraccare la nave presso il porto, abbia in qualche modo urtato violentemente l'imbarcazione delle forze dell'ordine. Quindi il capitano, il nostro capitano leghista, accusa anche di tentato omicidio. Ok, questa racchetta prima era odiata da tutta la popolazione italiana, ora è odiata da tutta la popolazione italiana. Non è cambiato nulla rispetto ai giorni scorsi. Come ho detto, Carola è stata portata via dalle forze dell'ordine e, a detta della Repubblica, tra applausi dei sostenitori e fischi dei contestatori. Vediamo un attimo. Ciao Luca! Ciao, ciao Luca! Ti violentano sti negri! Tanto te l'hanno rossa! A 4 a 4 te l'hanno a infilare! Bravo! Ti piace, cazzo onivoro? Ma perciò un pallato a questo! Le manette! Le manette! Le manette! Zingara! A puro che sto a pettì! Andiamo a meravigliosi. Meraviglioso questo grande benvenuto da parte dei meridionali neo-leghisti. È qualcosa di straordinario. Che bella gente. L'eroina della Sea-Watch ormai è diventata un nemico pubblico di tutta l'Italia. Entra nel podio delle persone più odiate dagli italiani. Secondo me supera anche Byron Moreno. E dato che io frequento prevalentemente quelli che sono i social, mi sono divertito a leggere i commenti. E ho cercato di estrapolare il succo, il nettare della rabbia di questa gente. Ho letto delle cose aberranti, ma andiamo con calma. Prevalentemente alcuni commenti erano mirati sul suo aspetto fisico. Ah, il caro vecchio body shaming. Guarda caso ha anche i dread. Il problema di questa ragazza sono i dread, quindi tutti voi che avete i dread, ok? Siete delle brutte persone. Alcuni si sono proprio impuntati sull'aspetto fisico. Giovane ragazza con i dread, centri sociali non si lava, comunista zecca, eh? Ah, ecco perché aiuta i migranti, capite? È bello vedere questi calcoli, questi passaggi così semplici da parte dell'elettorato leghista. Non solo. Ahimè, non solo. Sei solo una sfigata delinquente, vogliamo vederti in galera il prima possibile. E datti una lavata ai capelli, L'igiene è importante quanto il cibo, Imparate ad usare il sapone, avete tanto tempo a disposizione. Capito, Carola? Quando starai in galera per i prossimi 15 anni, a detta di queste persone, non pensare ai migranti, ma chi se ne frega, perché devi fare del bene? Hai studiato, hai fatto tutto il tuo percorso, hai fatto i tuoi viaggi, ma chi se ne frega, ok? Impara a lavarti. Questo è fondamentale. Per l'italiano questo è importante. E forse sarei anche apprezzata. Depilati anche le scene. Ma dato che ci troviamo di fronte a grandissimi opinionisti dei social, alcuni di loro hanno anche ipotizzato ciò che potrebbe essere successo all'interno della nave in questi 14 giorni. Ma se lo sarà fatto buttare in culo da tutta quella feccia marcia che c'è lì sopra sto cesso di donna? Capite il ragionamento che ha fatto? Ok, migranti, uomini di colore, forzuti, ok, col cazzo grosso, l'avranno penetrata più volte durante il periodo di continuo girotondo intorno a Lampedusa. Ma è naturale! Ci si annoia, ok, fa caldo, perché non spendere meglio il proprio tempo? Tante proteine. Qua si rincara la dose. Sta tipa si è fatta scopare per 14 giorni dai migranti e non oso pensare cosa ha fatto con quella bocca spara stronzate. Vai in Olanda, zoccola. Ma lui non osa immaginare cosa avrà fatto con quella bocca. E chiudiamo questa carrellata di opinionisti in fissa con le gangbang. Secondo me a turno i migranti maschi se la sono fatta.
secondo lui. Ovviamente deve ricambiare il favore, giustamente, sì. Dopo 14 giorni puro sesso sfrenato, dopo un po' si stanca. Ecco perché era anche un po' sfatta. Quando è scesa dalla nave avete notato che lei era un po' stanca, no? Ma voi sapete quanto ci si stanca a scopare per ore e ore? Secondo me hanno anche finito i fazzoletti, quindi che io uso per pulirmi il sudore in questo momento. Poi hanno detto basta ragazzi, basta amici dotati, ora andiamo ad attraccare. Ma mi raccomando, prima di attraccare cerchiamo di far del male a qualche militare della Guardia di Finanza. Mi raccomando, ok? Poi magari ci si sente su WhatsApp quando siamo a terra. Ma tanto voi amici neri avete tutti i telefoni di ultima generazione, ci sentiamo su WhatsApp, su Facebook, Instagram, vi mando le tette in chat e possiamo continuare a scopare assieme. Ma qui ci troviamo di fronte a un opinion leader che riesce a capire attraverso i lineamenti, forse anche il taglio degli occhi, l'origine di una persona. Ha gli occhi scuri e la pelle semitica. Spero di averlo detto bene. E ebrea. Capite? Andiamo avanti. E abbiamo questo Sherlock Holmes di stronzate che ci dice: nel suo volto si può ben notare l'odio profondo per l'uomo bianco in generale. Però se guardo bene, non lo so, forse sono i dread che mi ingannano, la sua sporcizia, può essere, ma ha la palese espressione di chi vuole far del male all'uomo bianco. Io mi sento terrorizzato in questo momento. Veramente. Togliete la foto, vi prego, perché ho paura. Ho paura! Cerchiamo qualche commento un po' più eccitante. Questi sono un po' mosci. Ti dovrebbero sgozzare con un cacciavite e pisciarti in faccia mentre agonizzi. Criminali di merda. Cioè, sei maledetto chi ti fa ancora vivere una tedesca di merda, fotocopia di Hitler, vaffanculo, in Germania, zozza di merda, deve essere bombardata di serpenti e sbranata da Satana. Porca puttana zoccola, mappina lurida, maledetti comunisti traditori della nostra amatissima Italia, basta tedeschi del cazzo, deve essere uccisa, impalata, spellata, viva, violentata, uccisa. Ho un piccolo dubbio, ma deve essere tipo violentata dopo che è stata spellata? Schifo. Cioè, uno si preoccupa? Facciamo una bella multina. Io una bella multina. E infatti, muori puttana schifosa. Scommetto quello che volete che è un'ebrea, eh? Pagata anche da Soros, ovviamente. Ora che è stata arrestata, c'è gente che in qualche modo augura tantissime cose a questa persona. Spero che muori di cancro al seno, sino a figlia in puttana merda. Cancro al seno. Così, una cosa leggera. Fucilate tutto l'equipaggio. Sì. Poteva mancare il complottista? No. Ma se avesse avuto una bomba questa, ingannava tutti con la scusa dei migranti e nel frattempo veniva a fare una strage da kamikaze. Assurdo! Devono fargli passare questa malattia mentale in galera. Quale? Cioè, quale malattia mentale? Ah, ho capito, la famosa malattia del voler aiutare gli altri. Cercare di essere delle persone umane, nonostante lei sia una persona privilegiata, ha scelto questa strada qua. Il 99% di noi ragazzi che siamo suoi coetanei non faremmo mai, perché non abbiamo il coraggio di farlo. Ma Boba, nella classica ricca figlia di papà annoiata, si potrebbe giungere alla conclusione che questa persona, dato che è ricca, quindi non può completamente rivoluzionare la sua vita e pensare al bene degli altri? Ma che discorsi sono? Pure la cortesia di non mettere la manette a sta stronza. Ho letto una miriade di commenti di gente che la voleva ammanettata. Questo dubbio delle manette non ha opposto resistenza. Non è che è andata lì con un lanciafiamme pronta a bruciare vivi gli agenti. No, semplicemente si è arresa. È scesa dalla nave e si è fatta portare via senza opporre resistenza. A che cazzo servono le manette? Come ho detto prima, la Sea-Watch stava per scontrarsi con la motovedetta della Guardia di Finanza. E qui abbiamo anche questo... Non sa parcheggiare. Che c'è di strano? È donna. Easy. Complimenti. Ci mancava il sessismo, ok? In tutto questo marasma di deficienza ci mancava proprio il sessismo. Se avete ancora un dubbio per quanto riguarda quelli che sono gli sbarchi, se siete favorevoli oppure no, questo commento vi farà cambiare idea. Non so da che parte, ma vi farà cambiare idea. Auguro a tutti che sono a favore degli sbarchi che gli muoia parenti figli di tumore incurabile alla testa. Giudicate. Abbiamo capito che le ONG non sono la soluzione, come non sono neanche la causa
dell'immigrazione. Mi sembra che come se Carola fosse la responsabile dell'arrivo di queste 40 persone. Non viene vista come una persona che ha voluto cercare di aiutare delle persone in mare. Viene vista come un nemico che vuole dichiarare guerra addirittura allo Stato italiano. Gli sbarchi intanto continuano ancora ad esserci. Quando le ONG non intervengono, la navigazione e gli sbarchi sono molto più pericolosi e rischiosi, quindi arrivano certe volte in condizioni disperate alcuni migranti. E hanno continuato ad attraccare anche in questi 14 giorni, quando l'attenzione era concentrata prevalentemente sulla Sea-Watch. Sono arrivati altri migranti, coi gommoni, non con le ONG, ma sono comunque arrivati. Quindi, cosa è cambiato? Nulla. Ad esempio, guerra in Kosovo, ve la ricordate, fino agli anni 90, quando i serbi hanno attaccato i kosovari, ci sono stati migliaia e migliaia di sfollati, di profughi, che non sapevano dove andare. E giustamente si sono tutti piombati sui confini. I confini del Kosovo li sappiamo, Albania, Macedonia e Serbia. Dato che la Serbia no, perché gli avrebbero sparato a vista d'occhio, si sono fiondati direttamente sui confini macedoni e albanesi. Funziona così, lo stato più vicino in quel momento diventa la tua speranza. È quello che sta succedendo anche adesso nel Mediterraneo. Okay? Quindi geograficamente l'Italia è ben piazzata, ok? Lo so che è un momento particolarmente delicato, questo dell'immigrazione. Stanno facendo un bel braccio di ferro per chi riesce a sciacallare meglio. E il nostro capitano Salvini, è un vero professionista. Bellissimo vedere anche una sua intervista di pochi giorni fa, quando accusava la capitana della Sea-Watch di fare politica sfruttando i poveri immigrati, detto da Salvini. Sul serio, ragazzi, ci ho fatto pure una vignetta. È paradossale sentire queste parole uscire dalla bocca di Salvini. Caro amico Salvini, sei tu che detieni i diritti d'autore nello sciacallare sugli immigrati. Ma voglio concludere questa piccola epopea con questo commento. Ragazzi, noi ci stiamo preoccupando di cose inutili. Gli immigrati, la Sea-Watch. Abbiamo qua un opinion leader che riesce praticamente a estrapolare quello che è il vero problema della nostra attuale società e dell'Italia. Ci vuole un tema di sottofondo leggermente apocalittico. Gli italiani finiranno tutti al macello perché la politica, in combutta con tutti i media canali unificati, si occupano di Carola anziché occuparsi dei massoni che rubano al paese 45 miliardi ogni anno. Eutanasia, fecondazione artificiale, terzo bagno per i trans. OEBG, vegliamo da due decenni di politica della distrazione di massa. Si parli e ci si concentri su tutto, purché nessuno punti le telecamere in modo insistente o la politica si concentri sugli affari delle logge massoniche che distruggono il lavoro, il reddito, il presente e il futuro degli italiani. 45 miliardi di euro all'anno sottratti al popolo dai massoni. Abbiamo gli anni contati. Eppure nessuno pare rendersene conto, perché la pressione mediatica e politica a distrarre il popolo è veramente micidiale. Che sia a favore o contro i diritti umani, resta il fatto che gli italiani finiranno al macello, con o senza diritti umani. Perché i massoni hanno in mano i politici, i media e la pubblica amministrazione. È uno scacco matto. Parlare allora delle barchette, ONG o di Carola ha il sapore delle ultime letture di un condannato a morte. In qualche modo deve distrarsi, purché l'ora è già segnata e nessuno è interessato a fermare il conto alla rovescia. I clan prosperano, i giovani e i meno giovani perdono il lavoro, le imprese abbassano le serrande, le industrie sono acquisite da potenze straniere. E il conto alla rovescia per l'esecuzione del popolo italiano avanza inesorabile. Si salveranno solo i criminali che hanno derubato il popolo, intanto arricchiti a dismisura. Tutti gli altri sputeranno sangue. Ma va a cagare! Con questo commento io chiudo questa carrellata agonizzante. È stato difficile soprattutto per il caldo. Poi ovviamente ricercare commenti assurdi sotto i video dove trattano la questione Sea-Watch è stato parecchio sconfortante. La maggior parte dei commenti erano solo attacchi nei confronti
di questa ragazza, che a mio parere è stata un'eroina, ha avuto il coraggio, un coraggio che nessuno di noi avrebbe avuto nella stessa situazione. Io mi sarei già arreso al primo avviso della guardia costiera, subito. Funziona così, c'è chi va fino in fondo e c'è chi invece si ferma e si arrende. Lei non si è arresa. Di che cazzo stiamo parlando? Alla prossima, grazie mille. Grazie mille Danilo per avermi aiutato a girare questa epopea. Al prossimo.